La conferma di un impegno che come parlamentari dobbiamo portare avanti per la prevenzione della diffusione del virus HPV e per fare questo l'implementazione di quella necessaria campagna di vaccinazione che deve essere sostenuta da un punto di vista certamente di diffusione informativa, in particolare pensiamo alle famiglie, ma anche in tutte quelle strutture sociosanitarie che devono essere rese e messe nelle condizioni per poter accelerare per il raggiungimento degli obiettivi. Il tumore alla cervice uterina può essere debellato completamente, lo dice l'esperienza per esempio australiana, attraverso un'efficace campagna di vaccinazione. Purtroppo i mesi, gli anni del Covid hanno rallentato tutte le procedure di screening e di prevenzione nell'ambito oncologico, in particolare con una forte penalizzazione rispetto alla campagna della vaccinazione contro il virus HPV. È per questo che oggi noi siamo qui per confermare un impegno, lo abbiamo fatto anche nell'approvazione di mozioni parlamentari nelle quali ho voluto specificatamente inserire questo impegno. Lo faremo anche attraverso un provvedimento normativo che cercando di, sperando che venga accolto dal governo, di implementare l'azione positiva del governo in questa direzione, serve però un'azione interistituzionale sulla quale tutti ci dobbiamo fare responsabili. È importante ovviamente la partecipazione e la promozione di questa iniziativa da parte di quelle associazioni di pazienti, di familiari che insieme alle società scientifiche possono certamente rappresentare quella rete sociale che può sostenere questa importante battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme.